Ciao raga, benvenuti in questo nuovo video. Sono con un ospite molto speciale. Alice, allora, iniziamo già male. Signore, aiutami. Oggi stiamo facendo... Cosa stiamo facendo? Questo formato di video si chiama mukbang slash Q&A, quindi questions and answers. Quindi domande e risposte. Il mukbang è una tipologia di video in cui la gente mangia e risponde alle domande. Zio, non va mai. Se volete anche voi farmi delle domande, fare delle domande ad Alice, che sicuramente becca più di me, Piena! Piena! mi trovate su Instagram come Sara Trattino Basso Fregosi, mi chiamo così su tutti i social, quindi TikTok, qua su YouTube, È sempre uguale. sempre uguale. Le storie ogni tanto do la possibilità di fare delle domande e se mi seguite anche su Instagram ovviamente potete farlo anche voi. Ho caldo, mi sto già pentendo perché ho i capelli sciolti io. Che stai meglio? Sei a Fix Factor. Questa felpa l'ho prestata a chiunque per fare video. Non so se è un onore o meno, ma dipende. Sai cosa ho fatto con quella felpa? Allora, dai, iniziamo con una domanda semplice. La prima domanda, che forse è la più banale, ma la più richiesta. Vabbè, porco io. Bip. Beep. Metto il beep. Adesso porco. Beep, beep. Sei single? Siete single? Are you single? E sta soltera? Tiene snobbia? Su questo argomento io sono una certezza, non c'è cambiamento, non c'è aggiornamento. Niente, deserto del Sahara. Deserto del Sahara? Anch'io. Anche tu? Sahara. Single per scelta. Tu o degli altri? Altri. Mio angelo custode al momento non riuscirebbe a sostenere anche questa situazione, quindi ha scelto di farmi rimanere single. Ciao, Che si gira. vai. E tu invece? Tu! Tu! Intanto magari non sono single. Più volte mi chiedo dove ti ho trovata. Quindi ci sei provato con me? No. Neanche tu. Vai. Non me. Io sono single perché... Guarda che c'è penoso. Cosa posso dire? Da quando è finita la mia ultima relazione a maggio, in realtà non sono assolutamente pronta per una relazione. Quindi una parte di me, ovvero il mio psicologo dice che dovrei un attimo stare calma. Comunque penso sia contento di vederti. Sì, ho bisogno tantissimi soldi. Te lo stavo dicendo. Sai che lo tengo questo, vero? Ci sto mettendo 2 ore a rispondere. Sì, sono No. single. Il problema è che mi innamoro ogni 2 giorni. Allora, non è vero, non mi innamoro. Interesso. No! Allora, io sono un essere Ammazza, ti ho da detto. storie serie. Non sembra, lo so. Però lo sono. Non lo diresti mai, eh? Sembra proprio una zoppa. Sono una persona da storie serie. Per cui, anche se il mio cervello mi dice... È solo una cosa così, non devi interessarti all'altra persona. Cazzo, io mi interesso, ascolto. Però sì, sono single. E poi mi lamento perché magari mi ghostano, perché io vengo Ok. spesso ghostata. Attenzione, è Incredibile. incredibile, non lo diresti. E invece. A meno che tu non mi parli. Secondo me io inconsciamente faccio di tutto per farmi ghostare. Cioè rispondo dopo giorni, non c'ho voglia, non mi interesso. Io raramente cerco, a meno che abitino da altra parte del mondo e non debba prendere un aereo, cosa che ho fatto. Non verrebbe dopo. Oh! Wow! Qual è la ragazza, donna più, dai, non diciamo vecchia, diciamo matura, che con cui avresti un appuntamento? Io ho 25 anni, giuro, l'anagrafe dice così. Anche se l'altro ieri, devo chiedere due cose. A E chi? ci ho. Dove eri? Dov'ero?
Volevo fare un abbonamento della corriera. Stavo leggendo un po' quello che c'era fuori dall'ufficio. Non sapevo. Arriva il tipo, c'era un tipo che era uscito dall'ufficio. Ho detto, vabbè, lo lascio tranquillo. Dopo 3 ore mi fa, hai bisogno? Ma sì, guardi, in realtà lo chiedevo di informazione, che non si fa una bella vita, io non l'ho mai fatto. È un po' troppo lungo questa storia. No, vai. Ok. E guarda, mi fa, i minorenni comunque devono essere accompagnati. Io ho detto, no, guardi, in realtà ho 25 anni. Che è rimasto male. Pensava fossi un bambino di... Un bambino di 14 anni. Sì, no. No, si vede. Grazie. Quindi 2 allora, anni più di me. No, 26-27 anni. Scusa. Qual è la correlazione logica? Ci traccazzo. Qual è l'età? Non sopra i 28. 28 è un mese. Se ne ha 29. Ehi. No. Mi sei vista anche l'anima. No. 28 è un giorno. No. Perché a te piacciono più piccole. Si scherza, amici della postale. No, non troppo grandi, perché sono pischera dentro. Comunque, maggiorenni, nome, cioè solo maggiorenni. Ovvio. No. In realtà, dai 20, ti ringrazio. Che bugiarda, dai 20, perché erano 18, no. No, è troppo piccolo, cioè. Ma che bugia. Ecco, zia, come faccio, vado a pigliare a scuola? Dai 19. Niente, se vi piace Alice, li avete. Di 19. Allora, eravamo a 20, vediamo quanto vai giù adesso. No, adesso mi fermo ai 19. Dai 19 al 29 è il tuo range, il tuo power range. Bene, tu? Ok, vorrei che tu rispondessi a questa domanda, vediamo se azzecchi. La più grande, anche se l'altra volta mi hai ammesso che le MILF ti garbano un po'. Infatti, vediamo se ci arrivi. Se sei una MILF, scrivimi. Possibilmente con figli, perché io mi piacciono i drammi. Quindi da me avrai solo coccole, amore e... Felicità. Coccole, amore e felicità. No soldi. E posso giocare con tuo figlio, perché più o meno magari abbiamo la stessa età. Allora, diciamo che in generale si mi piacciono più grandi. Però, allora, per una... Non voglio dire botte via perché è volgare. Per una botte via, per una cosa un po' così, c'è un'età precisa, però, boh... Ci sono delle quarantenni che... Poi dipende dalla persona. Sai, secondo me è tutto molto soggettivo. Io ti potrei dire, no, io una quarantenne, no, mai. Però ogni persona è diversa. Ogni quarantenne è diversa. Cosa stavo dicendo? Jennifer Lopez e Shakira hanno 50 anni, hanno più di 50 anni tutte e due. Dico, non è che... Dai, dici, mi hai capito? Sono stanca, sono bionda, per favore, aiutami. Il più piccolo non l'hai detto. Più piccolo non lo so, io generalmente più piccolo non c'ho voglia. Ma semplicemente perché abbiamo... Daglielo! No! Delle priorità diverse nella vita di una diciottenne, nella vita di una 25, quasi 25enne. E di solito ci sono dei gradi di maturazione, però sono un cacomela. Ci sono dei gradi di maturità diversi, però dipende dalla persona. Quindi il mio range è basta. Ok. Io guardo la persona, ecco, non guardo cose superficiali come l'età. Bene. Cazzo! Ehi, Siri! Riconoscimi! Ma che schiena? Va poco? È una... Scusa, per far vedere i miei occhi azzurri. Si vede? Così si vede. L'ultima domanda a cui risponderemo è: cose che non potresti sopportare in una relazione e che ti farebbero dire no. Non posso avere una relazione con una persona che fa questa cosa. L'inizio posso dirti io il primo requisito? Certo, io finisco gli ultimi fusilini. Non sopporterei se l'altra persona fosse un uomo. Allora, no uomo. Adesso che sono messa così, diranno che stiamo insieme perché sono messa così. No, beh, è comoda, è comodità. Sono comoda, ok. Vi vedo, che fate i complotti gay. Non fate i complotti, fate i gay. Io non accetterei... Cosa ricomincia? Io non accetterei mai le bugie. Quelle proprio... Anche la bugia bianca e tutto. No. Sempre la verità. Hai bisogno di una persona totalmente onesta. Ma cioè... Cosa? Ma nel senso, ormai se lavoro... Scusa.
Vado? Vuoi bere, ruttare e poi... Dicevo, ormai se sei una persona che lavora tanto e quindi quelle occasioni che hai di stare con l'altra persona te le vivi a pieno, sai, sono d'origine torrano, quindi sei un po' più passionale, la gente non vuole questa roba, o vuole che tu sia un po' più cattivo. Sì, c'è un po' di superficialità. Poi le persone fanno fatica a comunicare, mi sono resa conto, perché è molto più facile, cioè tipo col telefono... Il ghosting è una roba veramente super diffusa. Secondo me tutte le persone meritano una spiegazione. Cioè, ok, allora se mandi due messaggi, no. Ma una persona con anche... Se tu hai anche solo un appuntamento con un'altra persona, magari l'altra persona, cazzo, piace veramente. Sai cosa? Il rifiuto fa veramente male all'essere umano. Perché l'essere umano, proprio dopo il cibo, dopo l'acqua, dopo il sonno, uno dei suoi bisogni fondamentali è essere parte di qualcosa e soprattutto essere... accettato. E sentirsi rifiutati ti ammazza. Magari dell'altra persona non ti importa neanche tanto, no? Cioè, se l'altra persona ti dicesse, guarda, e a me è successo recentemente, qualche mese fa, che una persona mi dicesse, guarda, io ci ho pensato e non penso di vedere una storia con te in questo momento. Questo è quello che penso. Oh, raga, io sono rimasta male lì per lì. E tra l'altro era una persona con cui sono uscita 4, 5, 6 volte nell'arco di un mese e mezzo. E già la conoscevo. Già la conoscevo. E poi diciamo il cognome, il codice fiscale. Beh, tanto non riguarda, Emilia. Sì, infatti. Vicino al fidanzato, magari. Oh! Questa persona mi ha scritto quel messaggio. Io sono stata male un giorno. Cioè, nel senso che comunque mi dispiaceva. Basta, l'ho cancellata dalla mia testa, perché questa persona mi ha spiegato come si sentiva, basta. Nel mio cervello non sono scattati quei meccanismi, oddio, cosa ho fatto, sensi di colpa, perché... Riandiamo a leggere tutti i messaggi. Esatto, perché tu, quando qualcuno ti ghosta, cerchi di capire dove hai sbagliato, perché non ti è stato spiegato il perché di quella scelta, che è assolutamente legittima. Ma ragazzi, comunicatelo. Invece poi magari sono uscita con una persona una volta di cui non mi fregava niente, ma raga, niente, questa persona mi ha ghostata, io ci sono rimasta molto più male rispetto all'altra storia che era un pochino più seria in rapporto, perché il cervello parte e va a fanculo e quindi non fate ghosting, e non prendete neanche in giro, perché dite come vi sentite, perché è peggio non dirlo. Non fate le misteriose, cioè a 16 anni va bene fare le misteriose, poi dopo i 22 basta, cioè ma anche dopo i 20, ma anche dopo, ma anche prima possibile. Va bene raga, spero che le nostre risposte vi abbiano soddisfatto. Ti sei divertita a fare questo video? Dopo questo video, se siete interessati ad altre vicende oppure nostre. ad altri nostri dibattiti o altre nostre opinioni, dibattiti, raga, sapete dove andare. Se vuoi seguire Alice su Instagram, si chiama Alice Giuliana. Cioè, tristissimo. Se volete seguire me, che sono meglio, ovviamente. Non è vero. Sara Fregosi, come su YouTube. Spero che il video vi sia piaciuto e che abbiate scoperto un po' di cose in più su di noi. Un abbraccio, baci. Ciao! Ah, prima di andare via, mettete mi piace al video, che se questo video raggiunge 250 mi piace, io e Alice facciamo un altro video, così. Siccome non vedo l'ora, guarda, proprio. Opinioni proprio di alta cultura. Bellissimo, proprio... Questa sarà la fine del video.